Francesco Della Chiara, agronomo CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino. Siamo qui per illustrare un progetto della Regione Marche, misura 1.12, in cui andremo ad illustrare le opportunità per le aziende agricole riguardo alla tartoficoltura. Inoltre daremo importanti e utili consigli agli acquirenti e consumatori finali. Amici di Fano TV, bentrovati. Siamo ad Acqualagna, nel pressi del santuario del Pelingo, e continuiamo a parlare di tartufi e di tartufaie. Oggi nello specifico andremo ad affrontare il ciclo culturale di una tartufaia. Vi spiegheremo nei dettagli quali sono i processi di lavorazione del tartufo. Seguitemi. Paolo, alla sua esperienza, in tutti i terreni si possono coltivare tartufaie? No, ogni tartufo vuole il suo terreno. E praticamente bisogna vedere, insomma, fare innanzitutto un'analisi del terreno e anche magari uno studio nei terreni intorno all'appezzamento, anche per vedere che tipo di tartufo c'è in natura e quant'altro, insomma. Che tipo di analisi e quante analisi vanno fatte nel terreno per capire se il terreno è idoneo a coltivare una tartufaia? Allora, le analisi, praticamente il terreno non è in tutti i punti uguali, quindi ci saranno dei punti nel terreno, perché le tartufaie si possono fare anche in più ettari, quindi 10 ettari, 20 ettari, non c'è un limite. E quindi l'analisi del terreno va presa in più punti, anche per riuscire a garantire, a vedere se tutto l'appezzamento di terreno è idoneo a piantare il tartufo, insomma. E che tipo. Una volta fatta l'analisi del terreno, Paolo, lei che è considerato uno dei maggiori esperti della zona di coltivazione di tartufi, come si procede per coltivare una tartufaia? Niente, si arriva al punto che bisogna comprare le piante, logicamente piante certificate, e lì c'è anche il modo, magari piantando una tartufaia, logicamente è una questione magari di soldi, di spesa. Il PSR delle Marche ci aiuta a questo, e ci aiuterà nella compra delle piante, nella recinzione, negli impianti idrici, fino a una certa cifra. E però, logicamente, se uno mi fa questa domanda, io devo dire che la Regione in questo caso ci dà una mano. E poi dopo si continua con la compra delle piante certificate e poi la messa a dimora. Il consiglio che do io, le piante vanno piantate ad ottobre, anche per avere un minor rischio di perderle, perché piantando ad ottobre le piante arrivano a primavera, che cominciano già a fare le loro radici, il loro apparato radicale, quindi avranno meno problemi nell'estate, che sicuramente sarà siccitosa, perché ormai bisogna abituarsi a questo, e l'acqua è essenziale anche per questo fatto qui, e quindi si avrà un minor spreco, insomma, di soldi, perché le piante riusciranno a sopravvivere. E è molto importante in questo periodo la lavorazione, perché le piante piccole vanno aiutate come se uno piantasse un uliveto, un frutteto, quindi la lavorazione va fatta per aiutare la pianta, aiutarla a crescere, a passare i mesi estivi, e va fatta anche due o tre volte in quel momento lì, fino ai 2 o 3 anni. Dopodiché, passati 2 o 3 anni, si farà una volta l'anno, e nel periodo giusto, a seconda del tartufo che uno pianta. Qui siamo in una tartufaia di nero pregiato e il periodo va da aprile a maggio, fa la fine di maggio, si può arrivare, diciamo. In quel periodo lì bisogna trovare il terreno che fosse asciutto, quindi bisogna aspettare anche il momento giusto, perché non è che si può andare in una tartufaia con il fango, ecco, per capirsi. E va fatta questa lavorazione va fatta solo intorno alla pianta, nel margine della pianta, dove, diciamo, arrivano le sue radici. E perché dobbiamo cercare di tenere le radici della pianta più vicino possibile al nostro tronco, di non partire, diciamo, e allontanarsi. Nelle varie prassi della coltivazione del tartufo, un aspetto molto importante è quello della potatura. Sì, la potatura è essenziale, e va fatta anche seguendo la pianta in un certo modo, e non tutti i tartufi hanno bisogno magari della stessa potatura. Noi abbiamo il nero pregiato, com'è in questa tartufaia, che è gestito praticamente in una situazione di sole dalla mattina alla sera, e quindi cercheremo l'ombra e cerchiamo di dargli questa
questa sembianza di diciamo cono rovesciato, così, che, perché ci tiene la chioma della pianta più larga possibile. Però nello stesso tempo vanno anche fermate le piante in alto, cercando di levare il caccio guida, quello lì che farà crescere la pianta, per avere sempre un rinnovo e farla crescere in un modo che non sia troppo veloce. In che periodo e ogni quanto tempo va effettuata la potatura? La potatura si può partire da gennaio fino a febbraio-marzo, si può potare tranquillamente. Ecco, c'è un periodo, quando riusciamo a entrare nelle nostre tartufaie, che a fine stagione, voglio dire, fino a aprile si può potare tranquillamente. Dopo dipende uno anche come si gestisce con la tartufaia, se c'è stata neve o non c'è stata neve, perché si cerca anche di entrare nella tartufaia che non ci sia fango, insomma, ecco. Un altro aspetto importante è l'irrigazione. L'irrigazione è diventata essenziale in questi anni, perché abbiamo gli anni più caldi in assoluto, e quindi il nostro tartufo al 90% è acqua, e se non abbiamo piogge nei momenti giusti oppure anche, voglio dire, nei mesi più caldi, dobbiamo ovviare con l'irrigazione, perché non si riesce a salvare il tartufo altrimenti. Dopo aver visto le fasi della coltivazione del tartufo, è ora di parlare della raccolta dei frutti. La raccolta dei frutti praticamente dopo 6 o 7 anni, quindi c'è tanto mancato reddito, se siamo fortunati che il clima ci ha aiutato e abbiamo l'acqua per aiutare le nostre piante, cominceremo a avere i primi tartufi, insomma. E è una cosa anche molto stagionale, dopo diventa. In termini di redditività possiamo consigliare la coltivazione di una tartufaia? Allora, nelle aree interne montane forse è l'unica coltura che ci può dare un reddito, che ci può dare da vivere, dopo anche a seconda uno degli ettari che c'ha di tartufaia e il tempo che c'ha da lavorarci, insomma. Siamo arrivati al termine anche di questo speciale, di questa puntata. Abbiamo analizzato le varie fasi della coltivazione del tartufo. Continuate a seguirci, perché andremo a scoprire altre curiosità rispetto al mondo del tartufo e delle tartufaie.